Il Memorial Stupani è partito 20 anni fa come una doverosa commemorazione nei confronti del nostro concittadino, l'asso dell'aviazione, tenente colonnello Mario Stupani. Nel tempo è cresciuta da un punto di vista dei contenuti, si è arricchita e ha aggregato un pubblico di appassionati sempre maggiore, che è culminato poi 4 anni fa, quando abbiamo avuto l'onore per la prima volta di ospitare qui allora le Frecce Tricolori. Quest'anno siamo riusciti con tantissimo lavoro, un grandissimo sforzo a replicare questo importantissimo appuntamento, e quindi torneremo a vedere i colori del nostro tricolore vergati nel cielo sopra il nostro lago. Noi abbiamo quest'anno allargato il comitato organizzatore del Memorial Stupani al comune di Costa Volpino, al comune di Pisogne, proprio perché vogliamo che questo evento sia un evento non solo di Lovere ma di tutto il nostro lago. Quindi il programma quest'anno è più ricco che mai, ci sono delle iniziative che possono soddisfare i gusti più esigenti sia dei bambini che degli adulti, quindi con un programma molto articolato che si sviluppa su tutti i nostri 3 comuni. Il programma quest'anno è ricchissimo, parte da Marone il sabato mattina con l'inaugurazione dell'idrosuperficie, la prima del lago di Iseo, per poi inaugurare anche quella di Lovere. 3 mostre, Lovere, Costa Volpino, Pisogne, 2 convegni aeronautici, una addirittura aerospaziale, sabato sera a Costa Volpino, avremo l'assessore alla cultura Regione Lombardia nel convegno del pomeriggio di sabato a Lovere. Le attrazioni aeronautiche da provare, quindi avremo l'elicottero, l'idrovolante, la mongolfiera per i bambini di Volandia, il principale ente divulgativo nazionale, il Museo del Volo di Malpensa. E quindi veramente per arrivare poi allo spettacolo delle Frecce Tricolori con il loro passaggio acrobatico da pelle d'oca e i 7 momenti di acrobazia civile, dove grandi campioni di acrobazia daranno il meglio sull'Alto Lago di Iseo. È un'edizione da ricordare, la 20ª. Sicuramente 20ª edizione, non si poteva che fare uno sforzo supplementare nonostante i budget che sono sempre tiratissimi, e per questo ringraziamo i nostri sponsor che sono sempre fantastici. Se dovessi scegliere un evento da consigliare a tutti i nostri telespettatori, cosa sceglierete? È ben difficile, perché diciamo è ovvio che le Frecce Tricolori catturano l'attenzione di tutti, una pattuglia apprezzata in tutto il mondo, per cui diciamo catalizzeranno l'attenzione di tutti. Il resto degli eventi sono tutti delle piccole chicche, anche di nicchia talvolta, come i modelli dell'ingegner Martegani che porta in mostra, e faremo volare un Canzeta 501 di 4 metri apertura all'aria, come poi tutte le esibizioni dei piloti civili che sono eccezionali, non ultimo ovviamente il campione italiano di acrobazia aerea Andrea Pesenato, che fa uno show straordinario. Uno show davvero per tutti, anche per famiglie e bambini. Assolutamente, ma specialmente i bambini, ricordiamo gli occhi dei bambini immortalati anche nei video, ci sono stati nell'ultima edizione volata, pre-Covid ovviamente, dove l'aereo incanta sempre, insomma specialmente l'acrobazia aerea è una cosa straordinaria.